grande, perché non sai come reagire. Non so se ti ricordi le chiacchierate quando gli dicevo, lui dice, io non la conosco, non so come è fatto, ma può essere mai che a casa Giove si arrivi a fare una cosa del genere. È inutile dirvi che guardare una mamma e un padre per 3 mesi tristi non ha prezzo, e non lo auguro a nessuno. Sono sofferenze che ho portato in silenzio e con dignità dentro di me, mentre qualcuno politicamente per farsi bello, perché solo così può farsi bello, andava infangando il mio nome a destra e a manca. E forse oggi ho qualche responsabilità, vedremo. Di certo leggere di un piano per far fuori un politico che non si piega a degli interessi è brutto. È brutto perché in una comunità piccola come Casa Giove queste cose non dovrebbero succedere, ma non dovrebbero succedere neanche in una comunità grande. Bastava dire Danilo, accomodati, io mi sarei messo fuori. Ma addirittura approfittare di chi oggi ha bisogno, invece di tenderle la mano come amministratore, di aiutare questa povera gente, sfruttarli. E non è questa la politica, non è questo quello che io, il mio gruppo, le persone che stanno vicino a me, sia attivamente che passivamente, fanno della propria vita. Io le parole sfortunatamente l'emozione è tanta, anche perché quando non puoi dire tutto, in quanto ci sono ancora delle indagini in corso e quindi devo riservarmi, è brutto, però posso dirvi che mia moglie lo sa bene, ha condiviso con me quella fatidica sera che uscì la lettera. Leggere e rileggere, devo umiliare quel ragazzo, è la cosa più meschina che si potesse leggere tra quelle righe. Oppure abbiamo gli stessi interessi, D'Angelo deve essere fatto fuori. Questo perché forse appena eletto, invece di abbassare la testa, ho denunciato delle cose di cui oggi ancora attendiamo risposta. Forse dovevo chiudere gli occhi come tante altre persone, e no. Noi facciamo la politica perché ci piace veramente metterci in gioco per il bene del paese. Anche rimettendoci la faccia, anche stando per 4 mesi sulla bocca delle persone, ma con la dignità di dire prima o poi la verità arriva e sta arrivando. E io me la godrò bello seduto a casa, mentre vedrò gente che ha fatto delle porcate inaudite pagare per quello che ha fatto. Grazie.